Amici, bentornati sul canale 9000 Giri Elaborazione Autosportive. Avete una qualunque macchina e avete montato uno spoilerino su uno spoiler o qualunque pezzo di carrozzeria e questo pezzo di carrozzeria si è staccato creando problemi non indifferenti. Bene, guardate il video e vedete quali sono le problematiche e come vanno poi risolte. Sigla! Allora, come accennavo, abbiamo un lavoro molto semplice, non è che su questa macchina dobbiamo fare chissà quali interventi, però mi sembrava corretto fare un video per ribadire, perché l'abbiamo già spiegato tante volte, ribadire il concetto che montare appendici estetiche in maniera non corretta può creare dei grossi problemi e anche dei grossi pericoli, non tanto per chi guida, ma per quelli che sono dietro, perché se si stacca un pezzo finisce sulla macchina che segue con ben ovvi problemi. In questo caso abbiamo una Renault Clio, il cliente aveva montato a suo tempo questo spoiler sull'1.8, che dovrebbe essere uno spoiler originale, però aveva sostituito la parte superiore e quindi qua manca in sostanza proprio la calotta di chiusura, cioè questa parte qui si vede che chiaramente, cioè la struttura sotto è rimasta, la calotta sopra che era stata sostituita con una calotta particolare, adesso il cliente se l'è persa per la strada, per cui non so neanche come fosse fatta questa calotta, era stata diciamo applicata con un collante, utilizzando parzialmente un collante esistente e applicando dell'ulteriore collante. Probabilmente questo collante che è stato utilizzato, vado a logica, era un collante sicuramente vecchio, cioè non era un collante efficace, e quindi apparentemente il lavoro diciamo ha dato i suoi effetti. Il problema è che a un certo punto, non so dopo quanto tempo, perché il cliente appunto è la prima volta che lo vediamo, il cliente se l'è perso per la strada, quindi a un certo punto gli è volato via questa parte in plastica. Non so le conseguenze, perché non ho parlato di quello che è successo, non penso sia successo niente di particolarmente grave. Comunque rimane il fatto che bisogna ricomprare il pezzo, quindi si spendono i soldi due volte. B, come dico sempre, non è tanto la doppia spesa, che anche quella è seccante, è il fatto del pericolo. Cioè, se voi andate ad applicare appunto spoilerini, bandelle, minigonne, le abbiamo viste di tutti i colori, in maniera non adeguata, lì ci vuole un po' di esperienza. Anche noi le prime volte che montavamo soprattutto le minigonne e non si, come dire, non si fissano con delle staffe particolari, non si lasciano asciugare per una giornata, ci siamo trovati anche noi poi il giorno dopo con una parte che si era leggermente staccata. Quindi non è che si nasce imparati. Quello che io continuo a dire e lo continuo a ribadire su alcuni video dove appunto parliamo di estetica è: state molto attenti a fare dei lavori fai da te, soprattutto andando a incollare delle parti di carrozzeria esterna, è forse meglio avvalersi della collaborazione, si pagherà un po' di più, tutto quello che vogliamo, ma avete sicuramente più sicurezza, perché qualunque carrozziere ha dei collanti specifici per questo genere di materiali. Se voi andate, anche i collanti hanno subito un'evoluzione tecnica incredibile, ci sono collanti di tutti i tipi. Se voi andate a utilizzare un collante, non so, dico io, per il legno al posto che per la plastica o per l'ABS, possono succedere queste cose qua. Quindi in sostanza questa è la situazione che si presenta. E questo sarà a questo punto andiamo a cambiare tutto, perché è inutile andare la Renault non vende solo la parte superiore, quindi andremo a smontare tutta la struttura sotto e andremo a applicare un nuovo spoiler. Chiaramente questo esce dalla fabbrica, quindi chiaramente incollato in maniera corretta, quindi questo si vede che non ha problematiche di sorta. L'unica cosa che appunto stavamo guardando è che mancano le due alettine laterali, e dovremmo dire al cliente appunto di procurarsi anche le due alettine laterali, perché questo pezzo qui lui ci ha fornito per il momento solo questo pezzo, che andrà
a chiudere la parte superiore, e poi probabilmente qua ci sono due piccole pinne, due piccole alettine che sono partite con lo spoiler che ha perso, che andranno ovviamente riacquistate ex novo. Adesso metto il pezzo in sicurezza. Quindi ripeto, non è un video di chissà quale tecnicità, però anche cose così piccole secondo me vale la pena di rimarcarle, perché mettere le mani sulle macchine è un bellissimo lavoro, tanti ci seguono, tanti appunto apprezzano i lavori che facciamo, però ci sono anche delle piccole, medie, a volte anche grandi incognite, dove gente che non ha le competenze, e ripeto, purtroppo succede anche a gente che ha competenze, lo ribadisco tante volte, errori ne abbiamo fatti anche noi, non siamo degli esseri umani, e solo chi non lavora non sbaglia. Ci è capitato anche a noi di fare degli errori, per fortuna nella nostra carriera abbiamo fatto degli errori, se vogliamo, marginali, dai quali abbiamo imparato e miglioriamo, e comunque impariamo sempre. Quindi macchine ce ne sono di tutti i tipi, materiali sono completamente diversi, anche ad esempio, ritornando sul discorso di materiali, fino a un po' di anni fa usavamo un certo tipo di collante, non c'erano problemi, da un paio d'anni a questa parte, soprattutto sui kit estetici che devono essere applicati, è cambiato qualche cosa probabilmente nel tipo di materiale. Le prime minigonne che abbiamo montato, abbiamo tribolato l'ira di Dio, le abbiamo dovute rincollare 4 volte perché si continuavano a scollare e utilizzavamo sempre il collante che avevamo utilizzato fino alla macchina precedente. Abbiamo capito che ci voleva un collante di diverso tipo e quindi anche lì abbiamo dovuto tararci, e una volta che abbiamo capito, basta, a quel punto tutte le minigonne le montiamo. Però bisogna stare molto attenti, perché a volte, come dicevo, si corre anche il rischio di fare, diciamo, dei danni e anche non indifferenti. Io direi che per questa puntata è tutto. Come al solito vi invitiamo a cliccare sulla campanella in basso a sinistra, perché tanto è gratuita e non vi costa niente. Iscrivetevi al canale, così tutte queste informazioni le riceverete in automatico, e soprattutto seguite sempre il canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi diciamo. Mi dispiace per l'aereo che passa tutte le volte, ma noi siamo in provincia vicino a Linate e spesso e volentieri abbiamo questo tipo di intoppi. Un saluto, alla prossima!